inizio un epico viaggio. Si parte da Sepulcride, una delle lande dell'Interregno immaginato da una sorprendente collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George Martin, che ha dato vita ad Elden Ring. Si tratta di una difficile avventura, disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series, alla ricerca dei frammenti dell'anello che un tempo benediva queste terre, ma che ora corrompe chi ne possiede un pezzo. Chi saprà riformare l'anello diverrà il nuovo Elden Lord. Scegliere una delle classi disponibili è solo il primo passo, ma detterà le modalità e i tempi di combattimento. Quella del lupo sanguinario, ad esempio, sarà molto familiare ai veterani dei titoli From Software. Chiunque abbia giocato a Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne o Sekiro si sentirà subito a casa, ma l'apparente familiarità dei controlli lascerà presto disorientati una volta messo piede nelle terre di Sepulcride. Davanti a noi uno scenario da sogno, con verdi colline su cui si adagiano le rovine di una civiltà da tempo perduta. Nei luoghi di grazia, fondamentalmente i vecchi falò o arcipietre di Dark e Demon Souls, un flebile raggio color oro punta indicativamente verso il prossimo obiettivo. Un comodo espediente, considerato quanto estesa è la mappa di gioco. Elden Ring, infatti, sarà un titolo enorme, con aree dai differenti biomi, tutti estremamente caratterizzati e dotati di una propria identità, seppur facenti parte della stessa macroarea. L'esplorazione del mondo di gioco non rivestirà solo un ruolo cruciale per la crescita del personaggio e ovviamente per il ritrovamento di equipaggiamento raro, ma sarà anche una delle maggiori fonti di gioia dell'intera esperienza. A livello di gameplay vero e proprio, fatta eccezione per un paio di modifiche sostanziali, Elden Ring potrebbe essere tranquillamente rinominato come Dark Souls 4 e nessuno se ne accorgerebbe. Non che sia una cosa negativa. Attacchi veloci, pesanti, rotolate, parate, magie, evocazioni e combattimenti contro gli altri giocatori. Tutto funzionerà secondo lo schema che abbiamo imparato ad apprezzare negli anni. Qui ci fermiamo. Toccherà a voi scoprire di più sulla mitologia dietro al gioco, ideata da George Martin in quella che è la sua comfort zone, il dark fantasy medievale. Armatevi di pazienza e lasciatevi trasportare. E da GameStop puoi prenotare Elden Ring fino al 25 febbraio e ricevere in omaggio un codice per riscattare la guida digitale all'avventura e il gesto bonus l'anello, in negozio e online.